Dalla redazione di Infofermo. Oggi, giovedì 9 gennaio 2014, la rassegna stampa di oggi si apre come di consueto con il Messaggero. Al centro della pagina il ricorso al TAR, vinto da Della Valle. Stop al villaggio moda, vittoria di Della Valle. Guerra degli outlet, il TAR dà ragione al ricorso di Mister Tots. La struttura del villaggio della moda è una grande struttura di vendita artificiosamente suddivisa in medie strutture ed esercizi di vicinato per eludere la vigente disciplina urbanistica. È questa la motivazione per l'accettazione del ricorso da parte del TAR. Andiamo a vedere il centro storico di Fermo. Chiudono negozi nonostante i saldi. Tempo di saldi, ma anche di chiusura di attività commerciali per la città capoluogo. Hanno già chiuso due negozi, una pelletteria e una profumeria, e abbasseranno le serrande dopo i saldi, invece altri due. Diciamo esercizi commerciali, quindi si continua con il depauperamento del centro storico a Fermo a livello commerciale. A Porto San Giorgio tornano i fondali pericolosi, serve un nuovo dragaggio e quindi praticamente non sono trascorsi neanche 6 mesi dall'ingresso, dall'ultimo dragaggio e l'ingresso del porto risulta nuovamente insabbiato. Sempre a Porto San Giorgio, petizione per interrare i cavi dell'alta tensione, è stata chiesta dai residenti del quartiere nord alle prese con grossi tralicci ed una centrale delle ferrovie. Intanto andiamo a vedere a Porto Sant'Elpidio che sono iniziati i primi incontri istituzionali da parte del nuovo prefetto Angela Pagliuca. Il prefetto Pagliuca incontra Terrenzi, Loira e Franchellucci. Uno dei primi incontri istituzionali è avvenuto appunto nel comune rivierasco di Porto Sant'Elpidio. E il fatto di cronaca, blitz antiprostituzione scattano 22 fogli di via, giro di vite delle forze dell'ordine contro il fenomeno della prostituzione in strada. Andiamo a vedere il Corriere Adriatico di oggi, una grande isola pedonale in centro, si parla sempre del centro storico di Fermo, piano per Piazza del Popolo, Corso Cefalonia e Piazzale Azzolino, Fortuna, riqualifichiamo tutta l'area. E intanto troviamo i negozianti in coro che chiedono una proroga dell'ordinanza che apre la piazza dalle ore 17, ma l'apertura anticipata, sabato scade il provvedimento, appello per andare avanti almeno fino a febbraio. Però diciamo che per il momento sembra che non ci siano dei segnali di rinnovo da parte dell'amministrazione fermana che vedeva questo provvedimento soltanto come un provvedimento attuato in tempi di, diciamo, per la frana che c'era stata a Via Veneto che aveva tolto ulteriori parcheggi in centro storico. E quindi il sottotitolo della colonnina sul punto, nuovo scontro sul commercio perché si prospetta un nuovo scontro per i parcheggi in centro. La svolta sull'ex mercato coperto, fra i progetti per il rilancio del centro storico c'è la rinascita dell'ex mercato coperto ed è una notizia che vediamo già da qualche giorno sui quotidiani. Ceroni tagliate gli ambiti, i servizi sociali lanciano un appello ai sindaci in vista della riforma. Quindi in questi giorni i sindaci del territorio sono chiamati ad esprimere un parere importante sull'organizzazione degli ambiti sociali e l'accorpamento di alcuni servizi. E sul caso interviene il senatore Remigio Ceroni. Dalla legge regionale alla riorganizzazione, i primi passi sono stati fatti già dal 2000. Il distretto delle scarpe è già alle prime verifiche e quindi vediamo appunto che da sabato a martedì prossimi oltre 20 calzaturifici saranno in fiera a Riva del Garda. Un seminario sui trasporti e rifiuti, la CGIL fa luce sulle offerte pubbliche nel caos delle normative. Domani alle ore 15 presso la sede di Fermo della CGIL ci sarà appunto questo seminario che cercherà l'iniziativa ha l'obiettivo di analizzare e fare un po' di chiarezza rispetto all'attuale caos normativo nazionale e regionale ai fini di definire le possibili azioni da intraprendere a livello locale. Gino Bartali, visto dal figlio Andrea, a Servigliano una serata all'insegna dello sport e della storia per ricordare lo storico ciclista. Sistema museo, il comune diffida, l'ente entra di forza nello scontro per la riassunzione dei 3 dipendenti. Dopo la vertenza sindacale aperta dalla CGIL, il comune ha inviato anche una diffida di chiarimento. La ditta vincitrice della gara di appalto per la gestione dei musei e delle sale di Fermo è stata sollecitata a rispettare quanto previsto in una delle clausole del concorso. A Pedaso ripartono i lavori alle scogliere dopo il maltempo concessa la proroga, il sindaco Toce un intervento che andava fatto, una protezione necessaria.
Andiamo a vedere un altro fatto importante. La provincia promette e non paga, lettera durissima di Nazziconi, patron dell'Anteros. Questa politica non ci rappresenta più, e quindi in una lunga lettera, appunto, Nazziconi rivendica dei finanziamenti che doveva avere dalla provincia. Intanto il nostro è un paese dove tutto è spartizione, i cittadini ridotti a sudditi e costretti a rivolgersi al commercialista per ogni cosa. E l'affondo all'interno di questo articolo porta questo titolo: l'assenza dell'arte teatrale torna in l'essenza dell'arte teatrale torna in scena grazie a Favino. E vediamo che appunto si parla dello spettacolo che c'è stato a Fermo l'altro ieri. Dragaggio, il sindaco chiama la regione, l'Oira si fa portavoce dei disagi degli utenti per l'insabbiamento continuo, servono misure strutturali, è sempre il caso del porto a Porto San Giorgio. La polizia municipale ha recuperato nel quartiere nord una serie di veicoli, siamo sempre a Porto San Giorgio, auto rubate, scacco matto alla banda. Il prefetto Pagliuca in tour, prima giornata in tre comuni, lo avevamo già visto dal Messaggero, appunto è stato a Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare dai rispettivi primi cittadini. Parigi d'alti tempi al Teatro Cicconi, stasera in scena lo spettacolo Querétil de nos amours, l'amore raccontato. È buono l'ultimo tassello in giunta e finalmente arriva la nomina dell'assessore tanto attesa in giunta a Porto Sant'Elpidio, e si tratta appunto di buono come era dato dalle anticipazioni dei giorni scorsi. Franchellucci ormai ha deciso via libera all'ingresso dell'ingegnere Lucano. Patti Chiari torna in amministrazione dopo la scissione e la cacciata del vice sindaco Scotucci. Alla Gazzetta dello Sport piace la Oxford Lori Blu, premio Gazzaluk a Graziano Cuccu della nota azienda Lori Blu. Calcio al pallone dal mattino alla sera, i pulcini festeggiano così la Befana, più di 100 bambini a Sant'Elpidio a Mare, alla festa elpidiense Cascinare Junior. Lotteria di beneficenza, abbiamo tutti i nomi dei vincitori e passiamo invece a Montegranaro, dove due interventi per rinnovare le scuole dall'antincendio alle infiltrazioni. Il commissario dà il via libera a lavori per un totale di 86.000 euro. Proposte per il bilancio culturale e contro il degrado del centro, l'associazione Archeo lancia una riflessione dalla catalogazione e il restauro del patrimonio esistente a un circuito turistico cittadino. Michele Scarponi rende omaggio alla memoria di Gismondi, l'ex Maglia Rosa, alla mostra allestita al Campo Boario. Questa è l'ultima notizia dal Corriere Adriatico, passiamo a vedere il resto del Carlino di oggi. Anche qui si parla di saldi, come se ne parlava insomma in chiave differente nel Messaggero. Non c'è la corsa, ma gli sconti sono reali. I clienti hanno notato che i negozi li applicano anche su prodotti di moda e qualità. E quindi abbiamo alcuni pareri di alcuni commercianti fermani, e che sperano insomma di rinsaldare un po' le economie con i saldi di fine stagione. Maxi tornata elettorale, in provincia cambia oltre la metà dei sindaci, e quindi si comincia a parlare di questa della primavera che arriverà e che porterà a nuove elezioni e a nuovi primi cittadini nei comuni del territorio. Montegranaro, liste anomale e almeno quattro aspiranti, mentre a Monturano Giacinti guarda ad Ancona candidati ancora da scegliere. Evitato un grave schiaffo agli insegnanti, il governo voleva costringerli a restituire 150 euro, frutto di scatti bloccati dopo anni. E su questo si pronuncia anche il senatore del PD Francesco Verducci: la vicenda è risolta, ma rimane la ferita. Erroneamente percepiti, frase che brucia. La categoria merita rispetto. E abbiamo anche il parere di uno dei dirigenti scolastici sul territorio, Stefania Scatasta. La Pagliuca scopre il territorio fermano, quindi le prime visite, come abbiamo già visto, nei comuni di Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare da parte del nuovo neonominato prefetto Angela Pagliuca. Contributo e rimborso spese negati, la provincia non è stata di parola. Puntata di Castrocaro e spettacolo di Ligea, la delusione di Nazziconi, e la lettera aperta c'è anche qui, a cui è dedicato molto spazio anche da parte del resto del Carlino. Intanto si parla di imposte, mini-IMU sul sito del comune, calcolo e modello per il pagamento, e ricordiamo che la scadenza è stata stabilita
per il 24 gennaio rispetto ad una prima scadenza che era prevista per il 16 di questo mese. Vie al buio per giorni dimenticati dal comune, succede in centro storico la protesta dei residenti in via Brunforte e via Trevisani. Andiamo a vedere appunto i servizi pubblici in un seminario della CGIL, anche riportato dall'arresto del Carlino, che è previsto per domani questo seminario nella sede cittadina. Pasticcio al concorso, si rischia il ricorso al TAR, vigili, 15 candidati contestano le procedure. Succede a Porto San Giorgio il caso, un concorrente escluso per errore è stato riammesso e ha sostenuto la prova da solo. E l'iter, il 29 e 30 gennaio si terrà l'orale, al test hanno avuto accesso solo 45 candidati. Dragaggio, l'Oira e Quattrocchi vanno in regione, il fronte del porto incontro con l'assessore Giorgi per valutare gli interventi. E qui si parla anche dei metri e della misurazione, la lunghezza del piccolo molo che la marina di Porto San Giorgio vorrebbe realizzare davanti all'imboccatura del porto per frenare la sabbia e scongiurare così l'insabbiamento dei fondali. Il progetto è stato rispolverato negli ultimi giorni e si tratta di un piccolo molo di 40 metri. Ancora a Porto Sant'Elpidio, lotteria, la caccia aperta, spunta una donna, viaggio alla Faleriense sulle tracce del vincitore. Speriamo che sia del quartiere. E ci sono alcuni abitanti del quartiere che appunto ancora si chiedono chi abbia vinto i 60.000 euro della Lotteria Italia. Priorità al lavoro, testamento biologico e coppie di fatto è il neo coordinatore di SEL, che abbiamo già visto dai giornali di ieri, che apre il dialogo con PD e 5 Stelle per uscire dall'isolamento. Raffica di furti nelle auto, allarme sicurezza a luce. Siamo a Sant'Elpidio a mare con l'assemblea dei residenti. La denuncia ad altre 22 lucciole, come avevamo visto. L'ultimo titolo: PD contrario, Ceroni chiede responsabilità sulla centrale di stoccaggio. Era questa l'ultima notizia. Vi diamo appuntamento con la rassegna stampa a domani mattina.